Acigliano è un comune della provincia di Salerno che sorge in una conca dell'Agro Nocerino Salnese a 350 metri sopra il livello del mare. Ha una superficie di 14 km quadrati per una densità abitativa di 373,57 abitanti per chilometro quadrato. La storia di Acigliano risale agli Etruschi, dei quali sono stati ritrovati numerosi reperti. Il paese intorno al IV secolo a.C. era abitato da pastori e agricoltori. Le prime testimonianze cristiane si riallacciano a quelle delle popolazioni dell'Agro Nocerino Salnese intorno ai primi anni d.C. Acigliano è stato teatro di numerose battaglie, dalle guerre sannitiche, delle quali sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici e vi sono ancora resti delle antiche trincee, alle successive guerre puniche che ebbero come scenario l'intera Italia meridionale. Notizie importanti sul casale di Acigliano sono contenute nel codice diplomatico cavense, un'antica pergamena in scrittura longobarda, il quale confermava l'esistenza del piccolo borgo facente parte della contea di Nocera. L'etimologia del nome è di varia natura, si va da Bracia per i grandi fuochi che vi si accendevano in onore dei dei pagani, ad Interbrachia Montis, cioè tra le braccia dei monti Faidaldo Piesco Ariella. Dal 1806 a 1860, durante il periodo borbonico, il paese faceva parte del Principato Citra ed era collocato nel distretto di Salerno. Acigliano è stato danneggiato dal terremoto del 1980. Nel maggio 1998 il paese è fra i più colpiti della frana alluvionale saccatasi dal Pizzo d'Alvano. La ricostruzione è partita grazie al grande cuore del popolo di Acigliano. La prima notizia storica sulla chiesa di San Giovanni Battista risale agli inizi del XIV secolo, per l'esattezza 1309. Di questo primitivo edificio non si conserva niente, in quanto andò completamente distrutto a seguito dell'eruzione del Vesuvio del 1631. Dal 1511 la chiesa gode del titolo di chiesa madre di Acigliano, nonché di parrocchia di San Giovanni Battista, e possiede sin dallo stesso periodo una casa canonica. La costruzione attuale risale alla metà del Seicento, secolo in cui in Italia si afferma l'arte barocca. La chiesa è situata tra due cappelle, quella della Madonna della Grazia e la cappella della Madonna del Rosario. Le cappelle conservano ancora le antiche aree cimiteriali con i cosiddetti scolatoi. Queste aree, oltre a essere un'importante testimonianza storica sulle antiche modalità di sepoltura, sono anche architettonicamente interessanti con i loro incroci di archi a tutto sesto. La maestosa facciata domina dall'alto la piazza e ricorda la facciata della chiesa del Gesù di Roma, progettata da Giacomo della Porta. Il portone d'ingresso è incastonato in un imponente portale in pietra, alla cui sommità trova spazio un affresco del Seicento raffigurante il battesimo del Signore Gesù. L'uso di seppellire i defunti in ambienti sotterranei era già noto agli Etruschi, ai Giudei e ai Romani, ma con il cristianesimo nacquero dei sepolcri di ipogei molto più complessi ed ampi, per accogliere in un'unica necropoli tutta la comunità. Il termine antico per designare questi monumenti è coemeterium, che deriva dal greco e significa dormitorio, sottolineando con ciò il fatto che per i cristiani la sepoltura non è altro che un momento provvisorio in attesa della risurrezione finale. Le catacombe sono per lo più scavate nel tufo in altri terreni facilmente asportabili ma solidi, tanto da poter creare un'architettura negativa. Per questo le catacombe si trovano specialmente laddove ci sono terreni di tipo tufaceo, e cioè nell'Italia centrale, meridionale e insulare. Le catacombe comportano la presenza di scale che conducono ad ambulacri chiamati, come nelle miniere gallerie. Nelle pareti delle gallerie sono sistemati loculi, ossia le sepolture dei cristiani ordinari, realizzati nel senso della lunghezza. Questi sepolcri sono chiuse con lastre di marmo con mattoni. I loculi rappresentano il sistema sepolcrale più umile ed egualitario per rispettare il senso comunitario che animava i primi cristiani. Nelle catacombe si trovano comunque anche tombe più complesse, come gli arcosoli, che comportano lo scavo di un arco sulla cassa di tufo, e i cubicoli, che sono vere e proprie camere sepolcrali. Ecco i resti archeologici che si trovano presso le cappelle della chiesa di San Giovanni Battista. Oltre ai tesori di arte e devozione custoditi nelle varie cappelle, non si può non citare un'altra importante opera artistica presente e visitabile nell'attigua cappella della Madonna del Rosario.
Il monumentale presepio nello stile del Settecento napoletano. La scenografia presepiale prende ispirazione dal famoso presepe Cuciniello, custodito nella certosa di San Martino a Napoli, ed è composta da circa 100 pastori e 50 animali. Ecco il convento dei frati minori. Agli inizi della presenza francescana a Bracigliano c'è l'impatto di due eventi singolari: la sensibilità dei coniugi Alessandro Miroballo e Francesca De Piccolomini d'Aragona, marchesi di Bracigliano, proprietari di una cospicua parte del territorio di Bracigliano, solleciti del bene spirituale del popolo, legati da vincoli di amicizia con il frate padre Giambattista di Bracigliano. I frati minori dai paesi vicini venivano a questuare a Bracigliano e questo contatto con il popolo aveva suscitato una schietta simpatia per i figli di San Francesco e per San Francesco d'Assisi. Convinti del bene che detti frati avrebbero potuto compiere verso i sudditi del loro feudo, i coniugi Miroballo decisero di costruire, a proprie spese, sulla loro proprietà, un convento. Furono subito avviate le pratiche per i permessi e nel 1618 si avviò la costruzione di questa casa, che fu consegnata per accogliere i frati con somma gioia della popolazione. Quasi fin dai primi anni si impose la necessità di ampliare la struttura primitiva per accogliere nuovi frati per la formazione, per far spazio ad attività tipo la lavorazione della lana, la biblioteca, la stalla alla cantina, l'atrio per il coro superiore, la pitturazione del chiostro, la costruzione di una nuova scala. Dopo la visita al convento dei frati minori c'è un percorso collinare che porta al Monte Ariella. Circondato dal verde, il turista trova l'enorme statua di San Francesco, che guarda l'intero comune di Bracigliano. Ecco Palazzo De Simone. Non si hanno notizie circa l'anno della fondazione del castello di Bracigliano, ma Saluzzo la annovera tra i 15 castelli che intorno al 1000, da Castellammare di Stabia a Serino, formavano una cortina di ferro per la difesa del territorio. Stimiamo necessario far notare che non ebbe la struttura del castello tradizionale. Fu piuttosto un piccolo forte, o se si vuole, una fortezza di modeste proporzioni. Lo rileviamo dall'unica testimonianza storica del secolo XV. Infatti, dal repertorio dei Quinternioni di Principato Citre Ultra, risulta che nel 1416 Carlo Pagano comprò dalla regina Giovanna II il casale di Bracigliano, Cumeius Turris eo Fortelizio. La parola fortelizio precisa infatti che si trattava di un piccolo forte. Probabilmente il castello fu fondato su di un antico caposaldo romano, simile a quelli che Roma eresse qua e là dopo la conquista della campagna del Sannio, per consolidarvi il dominio. La nostra supposizione trae origine dal fatto che la conca di Bracigliano, per la sua posizione, riveste particolare importanza per la protezione e difesa delle antiche strade militari nelle valli adiacenti al di là dei rispettivi spartiacque. Nel 1754 l'antico fortino fu trasformato in residenza nobiliare, opera del marchese Nicola Gerardo Miroballo. Della sua mostruosità fanno menzione i seguenti versi, scolpiti su di una lapide: al Niccolò Miroballo d'Aragona, marchese di Bracigliano. Tra mortali signor giunge a non puole, chi del buon gusto vive opra si bella. Rinnovator tu fosti alma di quella che può da noi chiamarsi a ciel samole. Morto nel 1790 senza eredi, in feudalibus il marchese Cesare Pasquale Miroballo, il feudo divenne terra regia e per conseguenza anche il palazzo entrò a far parte del demanio pubblico. Confrontando il complesso delle opere del Vanvitelli, si giunge alle conclusioni che il palazzo, per l'architettura in generale ma soprattutto per il cortile ottenuto tagliando la montagna, è opera di Luigi Vanvitelli. Il palazzo fu acquistato dal signor Anello De Simone per sé e per i suoi eredi. Il contratto fu stipulato il 18 giugno 1824 tra il re delle due Sicilie, Ferdinando I, rappresentato dal principe Gerace Pasquale Serra, e dal signor Anello De Simone, proprietario. Con istrumento rogato dal segretario comunale, dottor Felice Rescigno, da Roccapiemonte, il 27 novembre 1938, il palazzo fu acquistato dal comune. All'interno di Palazzo De Simone c'è un'ampia sala dedicata per convention, dibattiti, convegni, meeting internazionali, gemellaggi e un'altra sala dedicata per eventi teatrali, culturali e musicali. Piazza Toro rappresenta la piazza centrale di Bracigliano, è situata nel pieno centro storico. Al retro della piazza vicoli, portali e archi pongono in essere la storia di Bracigliano. Durante il percorso il visitatore può salire per via Dantalighieri per giungere fino al nuovo municipio. Collegata molto bene con le infrastrutture che portano a Sarno, Siano, Mercato San Severino, Castel San Giorgio. Toro sorge alle propaggini del Monte Pesco ed è la più popolata.
Il suo nome deriva dal fatto che un tempo nella parte centrale si svolgeva una specie di corrida a cui partecipava largamente il popolo. Per l'occasione le varie strade interne che confluivano verso il centro venivano chiuse con sbarramenti di tavole. Da ricordare che il comune di Bracigliano, oltre a Turo, è formato da altre frazioni: Casale, Manzi, Ortara, Casa Danise, Casa dello Zoppo, Chianche, Pozzi Santa Lucia. Al cimitero di Bracigliano è presente la cappella del ministro di Grazia e Giustizia De Falco, che rappresenta la storia di Bracigliano. La sede del comune di Bracigliano è di stile architettonico moderno con eleganza e raffinatezza. Da ricordare che a Bracigliano è nato il ministro di Grazia, Giustizia e Culti del primo governo dopo l'unità d'Italia, Giovanni Raffaele Francesco De Falco. È stato il primo ministro meridionale sia del governo La Marmora che del governo Lanza. Ecco le sedi donate dal ministro De Falco. All'interno del comune è presente anche un bellissimo quadro, presente all'interno della stanza del sindaco. In più è visibile una statua che fa vedere bene i tratti somatici del ministro di Grazia e Giustizia De Falco. È presente anche la libreria con centinaia di scritti del ministro De Falco. Ecco l'elenco dei sindaci che hanno amministrato il comune di Bracigliano. Ecco invece il libro degli ospiti riservato alle presenti eccellenti per esprimere la propria opinione. Sempre all'interno del comune sono presenti diverse pergamene, di cui una riguarda il gemellaggio del percorso Migliano e conclusasi a Grottaferrata, un'altra pergamena riguarda invece il gemellaggio con Springfield. Nella chiesa parrocchiale di Santissimi Nazari e Celso non si hanno notizie anteriori al 1309. In tale data Corrado Greco da Bracigliano, figlio del notaio Nicola Greco, né il rettore e il presbitero Donino Deo, il cappellano. La chiesa attualmente è seicentesca ad una sola navata, lunga 25 metri e larga 7. È un bel corpo di chiesa con ornamenti di stucchi finemente lavorati nel 1843 dal decoratore Antonino Conforti da Calvanico. Piazza 5 Maggio rappresenta la memoria storica di Bracigliano. Dedicata alle vittime delle frane del 5 maggio 1998, la piazza è di ampio spessore dove le nuove generazioni possono giocare e divertirsi. In piazza 5 Maggio la comunità di Bracigliano ha avuto il dovere e il compito di realizzare il libro dedicato alle vittime della frana del 5 maggio 1998. Ci sono tutti i nomi delle vittime. Sempre in piazza 5 Maggio è presente la chiesa dell'Annunziata, sorta nel 600, di stile barocco semplice. All'interno presente una sola navata, stucchi lavorati e ricostruiti dopo il restauro. Il portone è uguale a quello di San Giovanni Battista, approssimativamente le chiese hanno lo stesso periodo di lavorazione. Il giorno 17 settembre 2015 in piazza Nassiria si è svolta la cerimonia di inaugurazione del cippo commemorativo Caduti di Nassiria. Per quanto riguarda l'enogastronomia, il comune di Bracigliano è famoso per la ciliegia, la mitica spernocchia, questo durone grande di un rosso vivo tendente all'oscuro, grosso con una polpa succosa e di sapore molto dolce. Ovunque è possibile ammirare e osservare alberi di ciliegie a favorirne la coltivazione e la posizione geografica. Bracigliano è anche conosciuto per il pane biscottato, freselle, taralli, realizzati con macina a pietra, crostini di grano saraceno, crostini di avena, di segale. Bracigliano vanta una tradizione baldistica secolare, la banda musicale di Bracigliano è conosciuta in ambito internazionale, con repertorio di marce sinfoniche, religiose e militari. In cassa armonica si esibiscono con vari brani tratti da grandi autori della musica. Ogni famiglia contiene uno o due membri che suonano in ambito professionale e amatoriale. La banda di Bracigliano rappresenta per molti giovani del territorio un trampolino di lancio nel mondo della musica. A Bracigliano ogni anno si svolgono diversi eventi sportivi e sono diventate nuove tradizioni. Il club Bracigliano Vecchia Emozione organizza ogni anno il raduno auto che ha battuto i record in ambito nazionale per quanto concerne le presenze. È stato sempre previsto il tutto esaurito anche per ristoranti e bar che nel giorno del raduno ricevono ospiti in quantità eccezionali. Pedalando Bracigliano, altre iniziative importanti per divulgare ai giovani la cultura della bicicletta e per conformarsi agli stadi europei. Infine il calcio, il Bracigliano disputa i dilettanti ma è seguito con grande attenzione da parte dei tifosi.